Ben ritrovati cari amici di Pole Position, è una nuova mattina che comincia nel migliore dei modi perché così ci piace fare da ormai diversi mesi a questa parte con questa produzione di Business 24. E vogliamo parlare oggi, sempre naturalmente stando nel territorio di Bologna, più precisamente oggi Fossatone di Medicina, e salutiamo i nostri amici di questa località. Vogliamo parlare di una passione straordinaria che è quella per le auto d'epoca. In questa località, appunto Fossatone, c'è un autonoleggio Barbie William, che appunto si occupa di noleggiare, tra l'altro, non soltanto, ma tra l'altro anche auto d'epoca. Saluto e ringrazio allora William Barbie, buongiorno, grazie per essere con noi, e la dottoressa Laura Magnani, buongiorno, responsabile web marketing della società, dell'azienda. Esatto. Barbie, allora dico bene, quindi non soltanto auto normali, comuni, di noleggio con conducente, ma auto d'epoca. Esatto, noi ci siamo negli anni specializzati in noleggio di auto con conducente. Abbiamo aperto da una decina d'anni il noleggio senza conducente di auto d'epoca, essendo in Emilia terra dei motori, era una cosa che ci piaceva molto. Poi la passione per queste auto e soprattutto la voglia di far rivivere a persone momenti belli del passato ci ha portato ad avere adesso una bella flotta di auto, ma soprattutto auto che hanno dei numeri, nel senso che abbiamo la fortuna di avere anche un'auto che ne hanno costruite solo 1.065 esemplari nel mondo, quindi è bello. La prima auto che avete comprato è veramente una chicca. Sì, la prima auto che abbiamo comprato, che quando abbiamo iniziato questa attività, è una 1.100 del 48, che l'ho comprata per San Valentino, perché così non avevo problemi a dichiarare alla moglie questo inizio di attività, è quella che ci ha portato il bene e per adesso essere competitivi. Giusto, giusto. Allora chiedo proprio a Laura Magnani, una garanzia di successo, come si può riepilogare i punti chiave della vostra azienda? Allora, garanzia di successo secondo me sono il fatto appunto di questa grande passione che è alla base di tutto. L'esperienza decennale, quindi la passione, l'esperienza, e il fatto che il cliente, anche se poi forse cliente parlando di passione non è il termine corretto, sì, certo, cioè diventa proprio la persona il cui desiderio dobbiamo soddisfare. Quindi per noi, ecco, garanzia di successo, perché vogliamo che ci sia questo successo, insomma, vogliamo che la persona sia, diciamo così, soddisfatta della sua giornata. William Barbie, i servizi che offrite, personalizzati anche? Sì, noi diamo la possibilità a chi viene a noleggiare le nostre macchine di utilizzarle per eventi come matrimoni, ma anche di creargli un percorso, cioè di darglieli per il weekend, trovandosi già alberghi o hotel oppure tragitti dove loro non hanno altro da fare che girare la chiave della macchina e girare. È tutto pronto? È tutto pronto, pacchetti già completi. Addirittura per una serata romantica? Sì, ci capita spesso che noi ragazzi abbiamo, per colpire le donne, prendiamo macchine appariscenti per far sì che la compagna, insomma, rimanga, certo, stupita. William, c'è un aneddoto, tra l'altro. Sì, abbiamo una cosa stranissima, abbiamo una macchina, un maggiolone, che abbiamo noleggiato a una coppia e abbiamo imparato che quella macchina 20 anni prima era la loro, quindi una cosa veramente strana. Infatti nei libretti siamo andati a vedere e ci hanno confermato che era loro. Che era proprio la loro. Esatto. Tra l'altro, Laura Magnani, avete noleggiato un'auto anche per un video musicale. Esatto, il nostro maggiolone blu è stato noleggiato da Simone Cristicchi per il suo video musicale Vorrei cantare come Biagio Antonacci. Bene. E anche lì c'è un aneddoto simpatico, nel senso che avevamo un grande girasole appoggiato sul retro del maggiolone che si è voluto tenere come ricordo, ecco, di questa esperienza un po' particolare. Bene, allora io ringrazio per essere stati con noi William Barbie, il titolare, grazie, dell'autonoleggio, la dottoressa Laura Magnani, responsabile web e marketing. Grazie a voi. E domani mattina noi siamo ancora qua puntuali alle 7 sul 136 Pole Position.